La cosa bella del 432, che fra l'altro Cristo consiglia vivamente di utilizzare, sì. Perché praticamente avendo gli emisferi in balance, la ghiandola pineale può vibrare, nell'altro modo no, è compromessa perché. Se c'è un disequilibrio degli emisferi, non c'è una conduzione elettrica che produce un balance, quindi un equilibrio. Sì. Nell'equilibrio, se non c'è questo equilibrio, non c'è una conduzione giusta. Quindi Certo. è come se qui si forma come un 8 di frequenze, no? Che il 432 produce proprio questo, che è in coerenza con. Con, per esempio, con gli uccelli che cantano in questa frequenza. Devo dire grazie a questa malattia che ho avuto, perché grazie a questa malattia che quando che facevo 432, facevo tante cose, facevo corsi, costellazioni familiari, di tutto. Pensiero positivo, di tutto, però mi ammalai gravemente e quindi in quel momento gridai proprio, gridai a Dio, perché? Perché sto vivendo questo, che ho dedicato la mia vita a cercare questo, a vivere questo, allora vuol dire che non funziona niente. E succede che in quel momento lì, un'amica, dopo 3 anni, mi manda un messaggio al telefono dicendo come stai. E allora, sempre arrabbiata, con la superbia da rabbia, ma era una rabbia proprio di dolore, di voler sapere, cioè il mio cuore voleva sapere veramente. E allora incomincio a pensare, evidentemente c'è già qua una risposta no, non comune, perché dopo 3 anni che non la sento, mi invita ad andare in Skype. Mi invita ad andare in Skype e la prima cosa che mi dice è: ho un messaggio per te, chiudi gli occhi e ricorda quando eri bambina. E io chiuso gli occhi e mi sorge un'immagine di io bambina che di 6 anni, 7, con la mia nonna, che la mia nonna era pastora evangelica protestante, però non andava in chiesa come pastora, lei andava suonando e cantando, più che altro facendo cantare gli altri. Infatti, però non andava in chiesa a far la pastora perché era molto timida e suonava, e quindi lei accompagnava i culti. A me non piaceva tanto andare perché sempre sentivo delle cose un po' strane, cioè poi andare in questi culti non mi incontravo, preferivo con lei, che lei ogni sera, invece di leggermi Pinocchio, la bella addormentata, mi leggeva il Vangelo. Quindi dai 6 anni fino agli 8, poi una pausa, poi di nuovo altri 3-4 anni, perché sono stata 2 anni in collegio, perché mia mamma non poteva per lavoro, Certo, perché io vivevo con mamma e certo. nonna. E quindi assimilai tutto questo e io mi ricordo che a quell'età lì ero super innamorata di Gesù Cristo, perché io lo vedevo come un personaggio di un racconto meraviglioso, me lo vedevo mentre leggeva e poi dicevo, beh, che meraviglia, ma non ero tanto cosciente che potesse essere vero, era un racconto e lei mi diceva, no, guarda che è vero, è tutto vero. E lui è il figlio di Dio, è venuto a fare questo, eh? E poi quando tu chiederai, vedrai che arriverà un giorno quando lo sentirai davvero, che lo conoscerai perché lui è qua per tutti. E guarda, in quel momento con gli occhi chiusi, tutto questo ricordo, sai, in pochi secondi è tornato tutto e mi è venuto solo da piangere. Con il cuore proprio che di nuovo con quella necessità di conoscerlo, infatti chiedo alla mia amica Angela, ma allora il messaggio viene da Gesù Cristo? Ma tu puoi parlare con lui? E lei mi dice sì, tutti possano,
Tutti possono, solo che hanno, hanno deviato questa possibilità con molti paradigmi, per cui la mente non concepisce più che sia possibile. E dice, io grazie anche a una malattia grave mi è stata aperta la porta. E dico, allora guarda, come posso fare io per aprire questa porta? E lei mi ha detto, guarda, segui questo amore che stai sentendo. E lui l'ha scritto, ed è questa una, un'azione proprio quantica. Okay. Lui ha scritto, quando due sono uniti nel mio nome, io sono fra voi. Quindi annullamento dello spazio-tempo. Esatto. Eternità di Dio che scende nelle, nella, nell'oscillazione temporale. Ed è così la Bibbia ugualmente. Allora in quel momento lì ho sentito proprio ancora più aprirsi il cuore e le ho chiesto, Angela, che devo fare? Fai una dichiarazione, perché la voce, il verbo, come all'inizio c'è scritto, è il verbo, il suono creò, così questo stesso suono ti collega con il desiderio vero del tuo cuore a questa vibrazione e lui ti ascolta. Quindi l'ho fatto e ho detto che ripeti con me, mi ha aiutata a dire, apro il mio cuore, Gesù Cristo, desidero conoscerti, entra in me affinché io sia uno con te. E allora a quel punto sempre ero con gli occhi chiusi facendo la dichiarazione e il corpo ha iniziato a vibrare forte, 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 e a un certo punto ho sentito proprio che dovevo aprire gli occhi, ho aperto gli occhi, una luce immensa, che non, quasi non potevo vedere niente, e dietro questa luce sento che c'è una presenza, però non posso vedere. Infatti anche qui c'è scritto in questo libro multidimensionale che è la Bibbia. Mm-hmm. Questa è frequenza eterna in cui non può entrare altra frequenza. Però se non si legge con la frequenza, grazie al contatto con Gesù Cristo che è il mediatore, non si può leggere quello che è nascosto. Perché infatti Paolo parlava del mistero del Vangelo, che nella superficie non c'è. E andiamo poi a comprendere perché. Effettivamente è così, perché siamo in una Matrix dove è dominata da Lucifero e dai demoni. Questa è la realtà che mi ha spiegato Gesù Cristo e che c'è scritto anche qui. Infatti quando mi ha salvata, cioè che ho incominciato a vedere, a percepirlo, però non potevo vederlo perché è una frequenza altissima, cioè come se lui vibrasse a 100.000 Hz, noi siamo a 1 Hz, non è possibile, però possiamo puntare. E lui è sempre qua, lui ha detto io sarò con voi fino alla fine dei tempi, lui, io sono la via, sono la porta, senza di me non potete fare niente. Porta, questa parte di una porta frequenziale, una via che non è in questa matrix, e lui ha questo compito non religioso ma di una relazione che ti trae fuori dalla matrix e ti fa fare un lavoro per lasciare la matrix e a ritornare al regno che ci corrisponde. Sai che prima ti, vabbè, ti sei... E mi ha guarita, in quell'istante sono guarita all'istante, questo volevo chiudere. E vedi, c'è un discorso molto, molto speciale, di cui il 432 è, come si può dire, un veicolo che aiuta, perché il conducente del carro è propriamente Cristo. E io ero poi ribelle, perché dicevo, ma perché c'è bisogno del mediatore, c'è bisogno di te? E lui dice, senti, tu sei anni che hai fatto meditazioni, anni che hai cantato per Dio, anni eccetera, ma mai l'hai conosciuto? No. Sei sempre chiusa in una matrix. Per quanto uno poi arrivi a elevarsi, a arrivare al massimo di intuizioni, illuminazioni, poi si ricade nuovamente qua. Perché non è possibile uscire qua? E mi ha spiegato perché, e c'è scritto tutto in questo libro. Praticamente quando la fonte che non ha una forma, una forza straordinaria, per poter creare le forme con il suono, con il verbo, che deve fare per manifestare? Necessita di un modo, quindi da se stesso estrae una forma che formi. La forma che forma, noi la chiamiamo Cristo.
qui. È tipo qui. Un grande archetipo. Esatto, un architetto, okay. Come in Matrix c'è l'architetto. E che ha bisogno di altri architetti per aiuti. Allora crea cosiddetti, quelli che noi conosciamo qua con questo nome, angeli, arcangeli, eccetera, eccetera. Forze che lavorano, ok? Che abbiamo dato vari nomi qua, però sono suoni differenti che cioè io ancora non ho la codifica a conoscere questi certo. Suoni, però... per esempio Gesù è più un Yahweh, Yahweh non è Jesus, per esempio, no? Sì. Ha scritto Yeshua, no? È vero, Yeshua. Yahweh. Ecco. E cosa succede? Che allora c'è uno degli angeli più belli che era molto intelligente e quindi a un certo punto col libero arbitrio decide di andare contro il creatore, ma più che altro per sperimentare delle cose che a suo modo potrebbero essere meglio di quelle che ha fatto il creatore. E anziché dire bene, come figlio diciamo, sperimento questo, però lo sperimento in accordo con te, no, vado contro di te perché voglio essere più che te. E questo si chiama quello che è diventato Lucifer, perché era Lucibello, la luce del mattino, cioè una luce che espande, Lucifer ingloba, inglobando si perde dimensione, si solidifica, si perde contatto con la creazione primigenia che è creatività pura, sono frequenze pure, suoni meravigliosi. Il creatore, l'architetto cosa crea? Diversi universi eccetera, la terra con un luogo specifico che era chiamato Eden, così lo si chiamava qua, con questi esseri che erano fatti a immagine e somiglianza dell'architetto e potevano fare cose meravigliose. Lucifer dalla dimensione vuole rubare, perché è in lotta perenne all'architetto, questi esseri meravigliosi. E qua c'è scritto tutto questo. Qui quindi veniamo al punto dell'albero del bene e del male, della mela. Questa è la nostra caduta, cioè la nostra discesa nell'illusione, che è come la mela di Biancaneve, sai, mangi e muori, ok? Siamo sempre là. Ecco. Cosa fa Lucifer, in arte Satanás? Con sua densa gli dice... Venite con me, perché Dio non vi ha detto tutto, vi ha nascosto questo che vi propongo, la separazione, giorno e notte, il tempo, voi conoscendo questo sarete più del creatore, vi ha nascosto questo il creatore, menzogna assoluta, la menzogna era per portar via la creazione a Dio, quindi da lì è nata questa Matrix. Sì, sì. Che nei secoli dei secoli dei secoli dei secoli noi ci incarniamo ricadambra badambra dadambra dadam, sempre qui e l'architetto manda ogni tanto delle radio che risuonano con lui, che gli altri non possono più ascoltare questa frequenza, sono i profeti, vengono uccisi tutti, boom, boom. A un certo punto l'architetto dice bene, scendo io vediamo un poco qua cosa c'è. Ecco, scendo. Però bisogna trovare un qualcuno che atomicamente possa sopportare la frequenza. Quindi da tutta la stirpe, da Melchisedec, che era come si può dire, un gran sacerdote della fonte primigenia, discende Maria. La donna che in quel momento in tutta la terra più pura mentalmente, geneticamente, eccetera, potesse accogliere una potenza, ma deve essere vergine. Perché? Perché non può esserci una diciamo interferenza vibrazionale di uno sperma umano che gli dà un'informazione che non compete con la discesa. Deve essere vergine. Questa è una storia che non è religiosa, questa è una storia ben precisa, quantico, scientifico, storico, cosmogonico, eccetera. Ecco, allora cosa succede? Nasce Gesù, Gesù fa le sue esperienze, deve integrare molte cose, fino a che arriva il momento di integrare che
Lo Spirito, potenza di Dio in manifestazione, chiamato Spirito Santo, perché è santo, perché trasforma le cellule, il pensiero, tutto, ingloba e riacquista tutto, si completa. Infatti cosa fa? Appena completato, deserto, e deve vincere Satana, ovviamente, per liberarci. Quindi lui va, barabam, 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 l'ultima che dice, infatti da qui si capisce la storiella, cosa dice a Gesù Cristo? Gli dice: io ti do tutti i regni della terra se tu mi adori. E Gesù Cristo gli dice: vattene Satana, no, dice, non tentare il Signore Dio tuo. Cioè, la chiamiamo Genesi, no? 4:32. Ma da qui arriva, ma è importante, tesoro, perché in base a tutto questo lui fa tutto un cammino ben preciso per liberare dalla Matrix tutti quanti, fuori dal fuori. Quell'altro si incavola e lo fa ammazzare, però dato che Dio sa tutto, cosa fa? Della morte il suo ciliegina sulla torta. Grazie alla morte cosa fa? Ogni tortura che ha ricevuto ha liberato tutto il karma dell'umanità. Cosa fanno gli sciamani per pulire, aiutare gli altri? Si assumono su di sé il dolore, la malattia. Lui ha fatto per tutta l'umanità, immagina te. Infatti quando arriva sulla croce cosa fa? Boom, tutto è compiuto, pac, e si spacca tutto, e qui entra il 432, frequenza importante di equilibrio, che ora può fare andare lì a che cosa? A ricevere la frequenza dello spirito, perché quando poi lui è risorto, cosa è successo? È risorto, ha detto: vado avanti a prepararvi un posto, ed è meglio che io me ne vada, perché vi invierò il consolatore, lo spirito di Dio, che vi informerà di ogni cosa. Non è una religione. La religione ha chiuso tutto questo, perché ha creato interferenze con i pastori, che si sono assunti l'onere di pastorare gli altri, mentre bastava che dicessero solo: voi vi potete mettere in unione diretta con Gesù Cristo, che è il portale stesso con il quale vi mettete in comunicazione e vi fa uscire fuori. Certo, no, c'era troppo interesse, troppa gente che... 4-3-2, balance emisferi, entriamo lì. E che fa lui? Lui entra nel nostro cuore e ci dà istruzioni dettagliate ogni momento di come lasciare cosa. Tutte le nostre parti oscure che quell'altro ha immesso. Invidia, bramosia, illusione, tutto quello che un Buddha ha cercato di fare, onore al Buddha, però non ha potuto essere un liberatore fuori dalla Matrix, neppure lui. Ci è voluto Dio che scendesse a farlo. Questo è il ruolo forte di Gesù Cristo. E il 432, lode a Dio, devo dirlo proprio, ci permette ora, balance degli emisferi, di connettere con questo spirito che sta tornando forte, perché lui l'ha promesso. Questo è Alfa e Omega. Il libro si chiude, perché lui ha dato un tempo all'esperimento di Lucifero e ai poveri disgraziati che non sono usciti finora da questo gioco, i figli di Dio. Sta finendo, il libro sta finendo, e noi lo possiamo vedere nell'Apocalisse, in tutto quello che lui ha detto, fine del libro, e sta venendo lo spirito di... e lui ritorna, dice: come io me ne sono andato, ritornerò, però ritorna in vibrazione, in presenza di gloria che neanche possiamo vedere come sarà. 4-3-2 ci prepara questo, sì, perché diciamo gli accoliti, i lavoratori di Lucifer, Satanás, lavorano molto. Infatti qua cosa dice Paolo in Efesini 6? Paolo in Efesini 6 dice che quando si riceve Gesù Cristo, che fra l'altro lui mi ha spiegato bene e lo spiega anche qua, che la sua parola dice: il mio nome, il suo nome è sopra tutti i nomi, perché è una frequenza che è riconosciuta e devono sottostare energeticamente, tutte le altre frequenze sono sotto, perché produce Gesù Cristo, livello di vibrazione riconosciuta, perché c'è come un contratto che non possono fare niente. Per questo che anche, diciamo, è stata utilizzata dai per fare gli esorcismi, usano sempre Gesù Cristo, non dicono solo Gesù o solo Cristo, Gesù Cristo. E io su di me l'ho provato tantissime volte, quando sono in difficoltà lo chiamo
Gesù Cristo, che lo Spirito di Dio mi aiuti. È frequenza. Vum. E qua parla... Tu però ti sei liberata dalle idee della Chiesa. Assolutamente. Cioè, nel senso... Perché la Chiesa, cosa è successo? La Chiesa, le religioni sono state inventate da Lucifero. Perché cosa? Per non incontrare la porta stretta, che è il contatto, la relazione, dicevamo prima, non è una religione, è una relazione diretta, che hanno incominciato a deviare come? Creando statue, adora la statua, quindi hanno spostato fuori, hanno spostato il rito sulla Madonna, su Maria, quando non c'è mai scritto che uno deve, il rosario, tutte queste cose, no, è tutta una manfrina, Purtroppo, perché questi fratelli e sorelle che in Dio, figli di Dio, che sono confusi là dentro, cioè sono manipolati tantissimo, perché infatti nella Bibbia cosa c'è scritto? Che è un manuale di istruzioni. Il Nuovo Testamento ti connette con la vibrazione della porta. Il Vecchio Testamento sono indicazioni. Sono frequenze di indicazione storiche che hanno portato al Nuovo Testamento, che è la porta d'uscita. Però ci sono delle indicazioni, salmi per esempio, i salmi che ha scritto Davide suonava e cantava quello che veniva dal cuore, mi ha insegnato molto, perché cantando i salmi senza una melodia scritta, le parole che ci sono, Gesù Cristo spiega che sono atemporali, sono fuori dal tempo, sono in un tempo eterno di Dio. Quindi quando tu li canti, entri in questa connessione atemporale e fanno un lavoro, infatti vengono a essere chiamati medicina per l'anima. Infatti Davide, quando cantava e suonava, fermava tutti i demoni del re Saul, che solo con quando lui cantava e suonava, i demoni lo lasciavano in pace. E l'ha fatto andare alla corte per quello. Però cosa succede? Gesù Cristo ha fatto un lavoro che attraverso questa frequenza... I demoni, che sono gli spiriti dell'aria, Efesini 6 lo dice: la vostra lotta non è contro carne e sangue, persone, ma contro le patrie e le potestà dei cieli e gli spiriti dell'aria e delle regioni celesti, perché ci sono governatori che però sono demoni, sono gli angeli caduti che sono accoliti di Lucifero, che abitano mondi. Quindi attenzione anche agli extraterrestri che vengono, attenzione a tutto questo, attenzione ai rapimenti, chissà perché in nome di Cristo si fermano. Qua c'è scritto tutto. E certo, perché Lucifero, cioè anche lui è molto intelligente, Satana, e si adatta all'epoca. Adesso sta utilizzando la tecnologia per manipolarci, la televisione ha dei mezzi più potenti per manipolare la coscienza, per ipnotizzare le persone, tutto. E portarli, che cosa? Che non incontrino la porta stretta, non la incontrano, perché la porta stretta si trova con un atto d'amore, con una richiesta d'amore alla nostra origine, che noi lo sentiamo che qua non siamo felici mai, nonostante i miraggi di bellissimi che magari ci fanno star bene, non so, 10 minuti, un'ora, 2 giorni, 3 giorni, una settimana, il corso tale, va, che bello, e poi bam, non è possibile, perché è questa origine di amore che abbiamo dentro e viene dal regno di Dio, che, come diceva lui, è un altro posto. Il nostro anelito è ritornare lì, ma quell'altro non vuole, capisci? E quindi fa di tutto. Adesso sta usando tecnologia, anche cellulari, tutto. Va bene usarli, ma con intelligenza, con frequenze giuste, mettendo magari l'applicazione 432 che va trasformando i suoni interni, che uno non va bombardandosi. Perché più siamo bombardati, disequilibrati, più in ansia, più in una situazione così di disperazione, infatti vedi la disperazione che c'è in giro, e più ci allontaniamo. Però se uno veramente sente dentro che no, la sua casa non è questa, questa disperazione si trasforma in una benedizione, perché... ma dove sono? Aiuto! E allora quando uno chiede SOS davvero col cuore, trova la porta
E noi come discepoli suoi che abbiamo ritrovato la porta, adesso ci sentiamo di aiutare le persone a dire, ok, avete la possibilità di uscire dalla Matrix con Gesù Cristo, il mediatore a Dio, che non è una religione, ma è lui sempre, lui dice io starò con voi fino alla fine dei tempi. Quando questo si chiude, il gioco dell'altro si chiude, perché è stato concesso un tempo, perché un padre che vede i propri figli come siamo noi, che di vita in vita sono ammazzati, massacrati, illusionati, che cercano una via e non la trovano, basta, ha dato un tempo alla fine. Siamo nell'Apocalisse chiamata, che è l'Omega. Lui diceva io sono l'Alfa, l'architetto dell'inizio, e l'Omega della fine. 432 aiuta tutto questo meravigliosamente. E sono felice che tutto questo ci sta portando e a unirci in questa impresa, perché parlando con Gesù Cristo, lui sta veramente nel caldeggiando, se si può dire così, che l'umanità sempre più entri nella 432 Hz, perché non ha così, ha meno contrasti, ha più apertura di cuore per poter entrare nella frequenza. Perché dato che lui sta tornando, e l'ha detto che tornerà, e si sta sentendo e si sta vedendo, ci sono delle cose, delle profezie ben precise che si stanno realizzando, purtroppo anche con cose non tanto belle che avverranno. Però noi dovremmo stare forti, per questo lui ha detto, se entrate qui, nella porta stretta, e mi seguite, non religiosamente, mi seguite, seguirlo vuol dire proprio affinarci con lui, che lui ci insegna a come non cadere in queste frequenze che ci vogliono portare sempre in basso, con la depressione, con di tutto e di più. Di tutto e di più, perché adesso poi le frequenze scie lavorano proprio su questo. E allora cosa succede? Se noi entriamo con lui in questa frequenza portante, lo Spirito di Dio crea una, e qua è scritto proprio, viene a essere chiamata armatura di Dio. In Efesini 6, da 10 a 20, c'è tutta la descrizione, che è un'armatura spirituale. Ed è veramente reale, va coscientizzata. Parla di indossate l'elmo della salute o della salvezza. Cos'è? È un elmo che Dio dà, tu connetti una frequenza di fuoco, di spirito, tanto forte che non possono entrare. Perché salute? Perché le altre forme non possono entrare, le altre forze. Cioè ti crea una possibilità che queste queste voci che lui diceva non possono entrare. Certo. O se le senti, chiami lo Spirito di Dio che ti rinforza la frequenza, e loro sono costretti a andare, perché si bruciano, perché il fuoco di Dio è frequenza, è fuoco, ma è un fuoco che non è umano, terrestre, o che conoscono loro, perché loro anche usano fuoco, cioè si alimentano col nostro fuoco, con i nostri eteri, con la sessualità che noi emaniamo quando facciamo l'amore, che non è divino ma è lussuria, tante cose. Loro utilizzano questi eteri per nutrirsi, i mali pensieri, le provocazioni, le invidie, tutto, sono tutte cose che loro allora nel qua l'elmo della salute, la cintura della verità, perché quando indossi questo tu dici, Dio ti aiuta a dire la verità e a fare in modo che se tu non hai verità chiedi a lui aiutami, e ti pulisce. Solo la forza di Dio ci può pulire, non esiste niente d'altro. E poi c'è lo scudo della fede, che dice l'unico che può sconfiggere i dadi del maligno. Chiaro, perché se noi abbiamo fede in Dio, fede nel Cristo che ci porta in questa frequenza, cosa fanno? Boom, boom, non possono entrare. E spada dello spirito, perché la spada dello spirito, boom, taglia, come la spada dello Jedi, no? È una spada spirituale, chiaro, però è coscienza, essere coscienti di questo. E questo non è religione, è scienza, scienza spirituale, è tutta un'altra cosa.
Ed è l'ora che la comprendiamo, perché già, lui già ne parlava 2000 anni fa. Abbiamo avuto le religioni che hanno deviato, abbiamo avuto anche la New Age che ha deviato, perché anche lui si è infilato lì per creare un paese di balocchi in cui la gente fantasticava, ma non è una fantasia il lavoro di Cristo, è molto duro. Molto duro, perché non è sufficiente dire amiamoci tutti, che bello, no, bisogna vedere quello che è dentro noi nascosto da secoli, e che lui dice io sono una spada a doppio taglio, entro, che significa una volta che tu prendi la via che lui ti tira fuori dalla Matrix, la tua vita è condotta da Dio, non più dall'altro, qualsiasi cosa succede sono prove per affinare. Per esempio, uno ti taglia la strada, lo faceva anche prima, ma in questo momento tu hai attivatissimo l'osservatore, senti questa rabbia che ti viene, ok, la sento. Spirito di Dio, attraverso Gesù Cristo, che lui già crea questa frequenza, aiutami a staccare questa realtà fino dalla sua creazione. Grazie. E lui ti sbobina, perché essendo Dio ti fa andare dietro nel tempo fino a quando si è creata questo. Possono essere anche vite precedenti, però sono tolte definitivamente. Per questo quanticamente lui diceva i vostri pesi dateli a me. Non è religione, è quantica. Come la prenderanno gli ascoltatori, chi ascolta questo video, no? Quando sentiranno parlare ancora una volta di Gesù Cristo, ma non è quello che magari propone il prete, quello che ci hanno in qualche modo... Chiaro che dà fastidio, davvero, cioè io c'è un rifiuto, ma sono proprio... riusciti a fare proprio il gioco, capisci? Lucifero ha lavorato nei secoli per arrivare a questo punto, che è l'appunto finale in cui c'è veramente la fine uscita dalla Matrix per andare nel posto che è preparato per noi. E allora ha fatto talmente un lavoro a Cesello che solo a nominare Gesù Cristo la gente sì, e non ne può più, chiaro? Sì. Perché almeno così non trova la strada, l'hanno fatta apposta, l'hanno fatta apposta. Ora parliamo di Dio, di Gesù, chiaro, l'hanno fatta apposta, ha fatto un gioco prezioso, prezioso per lui, fine intelligente, perché è chiaro, intelligentissimo per mettere tutta sta bailame qua da secoli, intelligentissimo, cioè è super intelligente e lavora 24 ore su 24, mentre noi magari anche cediamo un momento i discepoli di Cristo. Infatti per questo che lui dice attingete, chiedete sempre spirito e il futuro è che chi vuole davvero torna a casa. Chi afferra questa possibilità, c'è un grande lavoro, però un lavoro di ritroso, no? Di sganciarsi da ogni parte che vediamo di noi che risuona. Infatti lui diceva chi perde la propria vita per me la troverà, che uno lo dice wow, perde la vita, chiaro, perché perdere la propria vita significa perdere completamente la vita nella Matrix per incontrare la vera vita, ed è lui che lo fa, cioè lui, Gesù Cristo ha questo compito come possiamo chiamarlo super istruttore, super maestro, Dio che si è fatto carne, quindi cioè, lui vede esattamente dove siamo, come siamo, di cosa abbiamo bisogno, secondo per secondo, ed è una relazione straordinaria che per ognuno di noi, diretta, però basta chiedere, chiedete vi sarà dato, bussate vi sarà aperto, lui l'ha detto questo, ma non in maniera religiosa che uno sta lì leggendo, esatto, le cose in superficie con l'aspettativa del pastore che deve parlare per noi, o del prete che deve parlare per noi, o del sottosegretario, no, cioè... È Dio stesso, è lui stesso, cioè è come se uno dice vabbè vado a fare questa cosa in questa azienda che è fuori dalla Matrix, c'è un direttore, benissimo, il direttore mi aiuta, bene, non è che tu vai dal sottosegretario, dal fattorino, no, a parlare, perché dobbiamo andare da un pastore, il pastore dovrebbe dire come se è veramente giusto, come nella religione che significa riunire l'uomo a Dio, dovrebbe dire guarda io
sono, ho questo ruolo. Sai qual è il mio ruolo? Di dirti, la relazione è tua personale, io sono qua per ricordartelo, invece no, si sostituiscono, capisci? Sostituendo si entrano nell'ego, e nell'ego entra l'altro immediatamente, e per cui si mette a che cosa? A manovrare la Chiesa. E noi vediamo un gran, per esempio la Chiesa Cattolica, pedofilia, tutto il e quell'altro che è seduto là e che se la gode. C'è dentro anche della gente che anela veramente a trovare la porta, però c'è tutto un bailame Però esiste, quindi il messaggio è questo, è la porta stretta, è diretta. Come fare? Mettersi lì, sentirlo e chiamare questa frequenza, Gesù Cristo, che apre la porta. Non è una religione, è una relazione. Quindi sprogrammare completamente questa cosa che quelli hanno messo in ogni coscienza, in ogni mente, che è stata manipolata, programmata, affinché arrivati a questo punto scatta immediatamente il processo di rifiuto, perché è stato messo il programma. E non è quello. Quindi grazie al 432 devo dire, come me ci sono persone che si stanno sprogrammando e trovando questa possibilità meravigliosa, che in questo momento è la unica, perché è stato dato a lui questo compito. Dice: io sono la porta, sono la via, senza di me non potete fare niente. E l'ho compreso, perché prima tentavo di farlo con altri, cioè dal guru occasionale al libro occasionale, ma sempre c'era un'illuminazione parziale, per poi ritornare nell'angoscia più stracciata. Quindi viva 432.